Ah, ma già stai riprendendo? Ah, a tradimento. Amici di Braciami Ancora, questa che ho in mano è la bistecca fiorentina, quella originale, quella vera. Sulla bistecca fiorentina, ragazzi, ne ho sentite tante, ne ho lette altrettante, però oggi voglio fare chiarezza su questa bistecca. E sapete, ragazzi, per fare chiarezza sulla bistecca fiorentina, tanto è, diciamo, il vociare, le voci che si rincorrono, c'è addirittura un'accademia, l'Accademia della Fiorentina, ha sede a Firenze, e sono andati addirittura dal notaio per certificare l'atto di nascita di questa accademia. Allora, secondo l'Accademia della Fiorentina, per avere in mano una bistecca e definirla bistecca alla fiorentina, ci devono essere delle caratteristiche ben precise. Allora, la prima cosa, beh, deve avere l'osso a T, ed eccolo qua, il classico osso a T. La seconda cosa, deve provenire dal vitellone bianco dell'Appennino centrale, ma ancora più nello specifico, se proviene dalla Chianina è ancora meglio. E io oggi mi trovo in questa azienda meravigliosa, azienda agricola San Giobbe, sono in Val di Chiana e qui beatamente vivono tantissime chianine. Ora ci andiamo a fare un giro. Allora, questa è quella che ci ha tagliato prima il macellaio. Questa, ragazzi, è quella sottovuoto che, se la ordinate sul sito, vi arriva online. Apro parentesi, se ordinate con il codice acquisto Braciami Ancora vi fanno anche lo sconto. Trovate tutte le info nel link in descrizione. Però io, prima di andarmi a fare un giro, diciamo, di questa azienda e scoprirla da vicino, affido a Alessandro, che è un... tu sei un chianino doc, giusto? Sì. Alessandro, affido sta meraviglia insieme alle altre. E vado con Giuseppe. Ciao Giuseppe, tu sei il responsabile di tutta la baracca, esatto, qui. Esatto. E mi porti a fare un giro, perché io sono molto curioso, ho un sacco di domande da farti. Volete, andiamo? Andiamo. Ok, come andiamo? Bicicletta. Perfetto. Senti Giuseppe, quante chianine ci avete qui? 2000. 2000 chianine? 2000. Aoia, fa bistecche. Bene, bene. Dove andiamo adesso? Adesso andiamo a vedere la stalla dell'ingrasso. Ah, ok. Dove cerchiamo di rendere la carne più buona, con quella bella copertura di grasso che dà quel sapore fantastico e della chianina. Questa che è? Allora, questa è una delle stalle dell'ingrasso, dove noi portiamo i nostri animali che nascono nelle altre stalle che dopo ti faccio vedere. Sì. All'età di 4-5 mesi, e le teniamo qua fino a quando non vanno al mattatoio. Qua diciamo che controlliamo quelli che sono gli incrementi, i pesi, in tutte le varie fasi di età del bovino. E ovviamente l'alimentazione è misurata in base appunto all'età del bovino, e è un po' più spinta nell'ultima fase, e in quanto cerchiamo di dargli una copertura di grasso che poi ci aiuta a fare la frullatura della carne. Mi sembrano in discreta forma queste mucchette, diciamo, le vedo bene, le vedo. Diciamo che il benessere degli animali per noi è il nostro faro guida, e cerchiamo di farle stare il meglio possibile. Come puoi sentire, non ci sono odori. Allora, te lo volevo dire, là di stalle io ne ho viste tante, qui la puzza non c'è proprio. Beh, complimenti. Guarda, al di là delle strutture ben areggiate, vedo, alte e quant'altro, ma la differenza la fa l'alimentazione. Guarda qua che vento, la tiene. Questa quando parte... Questa è nel periodo più caldo, per rinfrescare un po' l'aria all'interno delle stalle. Abbiamo tre stalle fattrici. La stalla fattrici, che si differenzia da quell'altra perché? E qua è dove nascono i vitellini, dove facciamo nascere i vitellini. Praticamente qua l'alimentazione dei bovini è una razione di mantenimento e di riproduzione. Non devono ingrassare, ma devono rimanere in linea standard, in modo di essere fertili e essere produttivi. Ciao ragazza, come stai? Ciao, ciao ragazza. All'interno di queste stalle ci sono circa 250 bovini. Sì. E la nostra particolarità è che abbiamo fatto delle vere e proprie sale parto, dove noi isoliamo gli animali che sono prossimi al parto. Quanto rimangono con la mamma i vitellini? Beh, di norma dai 4 a 5 mesi, più o meno. Dopodiché, come ti dicevo, passano nella stalla di... Perché di solito, quando si vuole, diciamo, spingerli un po' di più, si tolgono prima dalla mamma, no? No, ma noi le facciamo. Però voi no. Guarda, noi facciamo una cosa molto naturale, infatti facciamo pochissima fecondazione artificiale, proprio perché i bovini devono tornare fertili dopo il parto, pronti per essere fecondati dopo il parto, solo con distorsione naturale di alimentazione.
Adesso Michele ti faccio vedere cosa mangiano le nostre mucche. Pieno. Pieno. Dici detto così, sono buoni tutti. Sì. Vabbè, scendiamo, fammi vedere sto fieno. E soprattutto sentire il profumo. Vai. Che c'ha di particolare questo fieno? Beh, io direi che di particolare innanzitutto che è nostro, che lo coltiviamo nei nostri terreni, perché come ti ho detto prima abbiamo tanti animali, ma anche tanti terreni, in cui tutto quello che produciamo lo utilizziamo per l'alimentazione dei nostri bovini. Quindi fieno della Val di Chiana. Fieno DOC. Perfetto, fieno DOC della Val di Chiana. Eccolo qua, fantastico. E le mucche apprezzano, immagino. Direi proprio di sì. Senti, ora dove andiamo? Gran Premio della Montagna? Ce la giochiamo? Provo, dai, proviamo, dai. Perché mi porti dove? Che montagna scaliamo? Per andare su a vedere un po' il panorama della Va bene, dai, andiamo, ti seguo. E questa ma la chiami salita? Allora adesso arriva. Così, guarda che stile. Infatti si vede che la fai tutti i giorni. Senti, ma tutta sta strada va da dove? Nel punto più panoramico dell'azienda. Andiamo, vai. La pedalata è valsa la pena, perché devo dire il panorama che si gode da qua è molto bello. Tu qui dove stiamo di preciso? Allora, qui siamo nel cuore della Val di Chiana. Praticamente, inizia qui? Esatto, da quelle colline, poi ti spostiamo verso destra, arriviamo su fino ad Arezzo. E là c'è Arezzo laggiù. E là c'è Arezzo, esatto. E queste invece, queste perché stanno qui loro? Allora, qui sono qui gli animali chianine, ovviamente, femmine, che sono state selezionate per fare le fattrici. Quindi le teniamo qua a sgroppare su questa bella collina, in modo che si creino la giusta muscolatura per essere più pronte quando saranno più performanti al primo parto. Al primo parto, bellissimo. Comunque ragazzi, io sono, lo sapete ormai chi mi segue lo sa, sono un fissatone di microclima e sono assolutamente convinto che l'ambiente dove questi animali vivono poi contribuisca a rendere il prodotto 100 volte meglio rispetto ad altri contesti. Perché io più giro l'Italia più mi accorgo che secondo me l'Italia è il paese più bello del mondo, perché bastano 20-30 km e cambia tutto, cambiamo paesaggi, odori, sapori. Assolutamente sì. E quindi qui c'avete il vento, il sole, quest'erba. Penso che vivere qua per un capo sia un valore aggiunto. Assolutamente sì, questa è una ricchezza per tutto il territorio. E vedo, cioè anche questa azienda è un intreccio praticamente di passione, studio, dedizione e microclima. Assolutamente quindi, sì, considera che questa è la parte storica dell'azienda. Noi siamo partiti da qua, poi si è sviluppata tutta la parte moderna che hai visto di sotto, però no, di concetto noi vogliamo mantenere questa struttura per far vedere appunto da dove siamo partiti. Io penso che a questo punto ci siamo detti tutto, tornerai giù perché andrai a mangiare quelle bistecche di prima. Anche sennò sei discesa, sei anche meglio. Esatto, no? Sennò stai mangiando i tuoi diciamo aiutanti. Andiamo, prendiamo giù, vai. Che profumo! Alessà, com'è la pratica? Quasi pronta. A che punto stai? Metà cottura. A metà, siamo stati veloci, dai, va là, ma comodo. Tempestivi, dai. Ma comodo, dai. Alessà, a sto punto, visto che hai fatto 30, ti farei fare 31 e taglia questa bistecca. Comunque, io continuo, no, mentre tu tagli io continuo a raccontare di questa carne. Abbiamo detto, vitellone che deve avere dai 15 ai 24 mesi, qui vivono in condizioni, abbiamo visto, strepitose, osso a T, filetto da una parte, controfiletto dall'altra. E ragazzi, mentre Alessandro grigliava, qui sono arrivati un hamburger, sempre di chianina, e una tartara, poi ci assaggiamo pure quella. La caratteristica di questa bistecca, se non la conoscete, io ve la ripeto, ve la racconto nuovamente, non è certo una bistecca grassa che fa della grassezza o delle infiltrature il suo carattere particolare, ma si caratterizza per essere sicuramente una carne meno ruffiana di tutte le carni che hanno l'amarezzatura. Ma ovviamente ha un suo pubblico, c'è chi apprezza, perché poi, come dico sempre, questa bistecca sa di carne perché l'amarezzatura è di meno. Ammazza che bella cottura al sangue che hai fatto, fa un po' vedere? Alza un po', alza un forchetta a fronte camera, ti è, così si mangia,
al sangue, rigorosamente al sangue, me le tagli in pezzettino. E dicevo, non si caratterizza per l'amarezzatura esagerata, ma praticamente possiamo dire l'amarezzatura è appena accennata. Oh, un pizzico di sale e basta ci abbiamo messo. Sale. Confermo tutto quello che ho detto. Questa è una carne che sa di carne, nel senso non c'ha, non ti, diciamo, non ha distrazioni. La assaggio meglio, no? La senti che entra dentro la forchetta, senti qua che meraviglia. La riconosci? Assaggia. Sai che c'ha? La soddisfazione. La soddisfazione, esatto. Non c'ha. Ripeto, questa non è una carne ruffiana, è una carne sincera. Ed è bella, ci sta, ci sta. E ora ragazzi faccio l'ultimo boccone. E con estrema soddisfazione, ragazzi, sapete che dico? Mortacci quanto è buona! Questa me la porto via. Ripeto, se le volete a casa vostra sapete dove ordinarle, il sito ve l'ho fatto vedere, in descrizione trovate il codice acquisto Bracemi ancora che vi dà diritto allo sconto. Vi saluto, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao! Bene ragazzi, credo di avervi raccontato davvero tutto di questa meravigliosa azienda. A questo punto non resta che acquistare la loro carne, sia che siate macellai e ristoratori, sia che siate dei semplici privati. La spedizione è refrigerata e ovviamente la loro carne arriva in tutta Italia, isole comprese. Quindi andate sul loro sito e sia che siate macellai o ristoratori, sia che siate dei privati, troverete senz'altro quello che fa per voi. Ci siamo? Andiamo, va. Vai, Jacky. Vai. Oh, sono buoni tutti a fare il Gran Premio della montagna così, sul pick up, Ma metti sta prima! Ma che ci sei, dai! Me l'ha comprata sta patente! Guarda che buon servizio! Sì, sta qua! Ah, è qua! C'è l'ultimo pezzetto, questa è la seconda salita, poi c'è la terza. Ah, cioè, ok, tre strappi ci sono, quindi, ok.